Allora, siamo oggi con James Bond, corrispondente a Roma del Times di Londra, che è una figura molto importante per poter avere una panoramica sulla situazione politica e economica della Gran Bretagna e soprattutto in relazione al progetto europeo. E, le elezioni europee si avvicinano, ci si aspetta una grande ondata di forze euroscettiche, e anche la Gran Bretagna non sembra immune a questo sintomo. Non a caso appunto i sondaggi danno come primo partito il partito per l'indipendenza di Farage. Quindi quali sono le ragioni di questo sentimento euroscettico in Gran Bretagna? Sono le stesse che è possibile rintracciare anche in Italia, in Grecia, comunque negli altri paesi europei abbastanza invischiati nella crisi? Sono diversi nel fatto in cui l'Inghilterra non ha la moneta e l'euro. E questo rende molto diversa la situazione. In Inghilterra c'è un malcontento delle regole che sono imposte da Bruxelles, ma non c'è il problema con la moneta, che è qualcosa di tutto l'altro livello di problema. Poi gli inglesi, il problema, secondo me il problema è che con l'unificazione della Germania ha cambiato tutto l'equilibrio dell'Europa e nessuno ha ancora diciamo digerito le implicazioni dell'unificazione della Germania. Poi noi inglesi è molto difficile dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche dopo la Prima Guerra Mondiale, di immaginarci dominato per Germania. C'era prima un condominio nell'Europa di Francia e Germania, e in questo bilancio l'Inghilterra, il peso dell'Inghilterra potrebbe pesare sia da un lato o dall'altro lato. E così l'Inghilterra aveva un posto chiave in Europa. Adesso c'è il potere enorme di Germania, la Francia non conta tanto, anche se loro immagino sempre che contano di più, ma veramente la storia d'Europa è che entrambi i tedeschi e i francesi pensavano che erano i leader dell'Europa. I tedeschi avevano ragione, i francesi si sono sbagliati, e questo diventa ogni anno più ovvio adesso. E poi l'inglese è molto difficile visionarsi dentro un'Europa dominata per Germania, per ragioni storici. E per questo abbiamo questo prospettivo di un referendum l'anno 2007, sì. Scusi, 17, e questo è questo mostra l'atteggiamento degli inglesi adesso a un'Europa che ha cambiato moltissimo con l'unificazione di Germania, e con una delle conseguenze dell'unificazione di Germania era l'euro, che era quasi una conseguenza diretta dell'unificazione di Germania. E l'Inghilterra ha avuto il buon senso di non entrare nell'euro, non aveva tutti questi problemi, neanche di perdere il controllo della sua moneta, e questo ha reso perlomeno la situazione meno aggravata come in altri paesi, soprattutto Grecia o l'Italia. Ma allora così la situazione in Inghilterra è diversa a quella dell'Italia. Ma questo sentimento antitedesco viene espresso esplicitamente dagli attori politici nel dibattito politico inglese, oppure è comunque un sentimento latente che lei comunque rintraccia? No, non è molto esplicito nel discorso politico, non è che ci sono partiti che sono antitedeschi, no. Infatti i tedeschi sono più liberali in Europa, allora noi normalmente siamo al lato dei tedeschi cercando riforme della burocrazia europea, ma secondo me
c'è il problema che gli inglesi hanno sempre avuto l'atteggiamento dell'Europa di distaccarsi un po' dell'Europa. Questa è una vecchia regola della diplomazia inglese da secoli, di stare a parte dell'Europa. Allora questa tradizione continua, e molte persone in Inghilterra o in Gran Bretagna si sentono ancora così, di non essere troppo involuto con l'Europa. Sì, lei ha citato il referendum che ha annunciato, sì, Cameron. Si dovrebbero tenere dopo le elezioni del 2015 in caso di vittoria dei conservatori. Sì. Lei come vede questa decisione di Cameron, come una resa di fronte all'emergere delle forze euroscettiche, oppure come uno strumento da utilizzare su cui far leva per chiedere riforme direttamente a Bruxelles? È piuttosto il primo che il secondo. Non credo che funzioni molto bene come punto di pressione per gli europei. Abbiamo visto Merkel quando è venuta l'altro giorno dicendo che questo non ci importa, tutte le grandi riforme non si faranno. E allora credo che c'è un rischio di essere un leader forte, ma c'è anche un rischio di essere un leader debole. Cameron è in una coalizione e anche un leader debole, e questo era una conseguenza della sua debolezza. E adesso c'è, lui pensa di fare qualcosa prima del 2017, ma è molto improbabile che ci saranno cambi grandi in Europa fra questa data. Sì. I punti su cui si concentra Cameron sono un'Europa più unita, una maggiore competitività, un, sì, rafforzamento del mercato unico. Sì. Non vede però una contraddizione tra queste proposte e comunque la tradizionale reticenza della Gran Bretagna ad essere coinvolta poi nel progetto europeo? Noi siamo un paese mercantilista da storia, no? E allora a noi ci servirebbe un'Europa che è un mercato libero e più unificato come mercato per noi, e questo è il concetto inglese tradizionale dell'Europa. A noi non abbiamo una tradizione da sinistra tanto forte come in Europa, soprattutto Italia o Grecia, dove ci sono queste, anche in Germania ci sono interventi dello Stato forte, e noi non abbiamo questa abitudine. Sì. E ci preoccupa questa cosa. Quindi uno dei punti fondamentali è rivedere anche l'attività economica dei singoli stati all'interno dell'Unione Europea, cioè frenare questa cultura assistenziale di spesa pubblica, e su quello che punta anche Cameron. Sì, soprattutto sulle troppe regole sul mercato. Inghilterra vorrebbe più spazio, un mercato più libero in Europa. Ma ci sono per esempio sempre casi in cui c'è qualche terrorista condannato che può essere deportato perché la Corte Europea dice che non si può farlo perché c'è la famiglia ancora in Inghilterra. Questi casi veramente faticano gli inglesi. Scoraggiano gli inglesi. Sì. Invece le posizioni degli attori economici e finanziari sono come si muovono? Cioè, cercano, anche loro esprimono una certa insofferenza? Loro hanno paura di lasciare l'Europa perché c'è almeno il basso di un mercato libero, sì, con senza tariffe, e ovviamente gran parte del settore finanziario dell'Europa si trova a Londra. Allora loro vogliono operare in tutta l'Europa da Londra, non vogliono traslocarsi a Francoforte o qualche altro
altre città d'Europa. Ma io, dal perspettiva inglese, direi che penso che anche se l'euro è stato un'innovazione pro-europeista, secondo me ha fatto un gran danno all'Europa, perché vedo in paesi come l'Italia la rabbia contro l'Europa si focalizza soprattutto sull'euro, sulla moneta, non tanto sugli altri aspetti. Per esempio, tutti sono contenti che possono andare facilmente a Londra senza visita, tutte queste cose, anche per lavorare. Ci sono, ho letto l'altro giorno, 400.000 italiani a Londra lavorando. Io, quando sono a Londra, sempre incontro, io nell'angolo della mia casa a Londra, un ristorante turco dove si trova un cameriere italiano lavorando per i turchi a Londra. Questa è la nuova Europa, no? Certo. Quindi comunque, in un certo senso, gli attori economici sono consapevoli dei rischi, dei forti rischi che potrebbero derivare dall'uscita. È certo che i poteri forti economici non vogliono lasciare l'Europa, e lo hanno reso chiaro avere punti, no? Questo è chiaro, e questo sarà l'argomento, un po' come l'argomento fra i scozzesi e gli inglesi adesso nell'altro referendum che abbiamo quest'anno, che per il business non vogliono cambiamenti. Il business voglio sempre stabilità. Può pesare in un certo modo anche in queste dinamiche economiche e finanziarie l'accordo di libero scambio che l'Europa farà con l'America, cioè pesa anche questa prospettiva? Non credo che ancora sia tanto concreto di cambiare l'opinione pubblica, ma se diventa più, per esempio, se esisterebbe lasciare l'Europa o l'Unione Europea fosse un'etapa di lasciare anche questa unione di libero mercato con l'America, questo sarebbe qualcosa difficile per l'inglese. E io penso di per l'Europa si deve accelerare su questo tema, questo argomento, perché qualcosa che può aiutare la crescita in entrambi i continenti, ma anche dà qualcosa di più per gli europei, no? Di un accesso a un grandissimo mercato come l'America sarebbe, certo, qualcosa di importante. E la City finanziaria di Londra è favorevole comunque a questa svolta commerciale, economica, poi con... Sì, sì, la City non vorrebbe essere fuori di un accordo di questo tipo. Questo è un altro aspetto che non penso che ancora sia stato capito bene nel dibattito sull'Europa, no? Ma manca ancora qualche anno. Ecco, negli ultimi pochi giorni fa Renzi ha incontrato Premier Cameron, comunque messa una certa sintonia tra i due. Renzi comunque ha direttamente o direttamente sostenuto alcune idee di Cameron su una riforma comunque del progetto europeo, non si è espresso sulla riforma, sulla revisione dei trattati su quali punta Cameron. Può nascere un asse tra Cameron e Renzi che possa contrapporre alla coppia Hollande-Merkel, che invece ha comunque espresso immediatamente il suo rifiuto a una ipotesi di revisione dei trattati come evoca appunto Cameron? Cameron sta cercando disperatamente alleati in Europa. Allora, qualunque leader che si mostra disponibile, Cameron la abbraccerà con gioia.
ma non crede in questi temi che Renzi andrà contro la Francia. Mi sembra che c'è un'alleanza piuttosto naturale fra Francia e Spagna e Germania. L'Italia. No, non so, no, su un altro tema della crescita invece del rigore, questo è un altro discorso. Non credo che in questo discorso Cameron potrebbe trovarsi accanto alla Merkel. Ma se rimane questa posizione abbastanza isolazionista della Gran Bretagna, sì. Cameron è convinto di poter vincere il referendum sull'Europa, nel senso del rimanere all'interno del sistema europeo, ma se non riesce appunto a trovare degli appoggi politici, sì. Appunto nell'Europa, non c'è un rischio concreto che nel referendum possa... Sì, c'è un rischio concreto, ma ci vuole ancora 3 anni, allora sì. Molte cose può cambiare in 3 anni. La Russia potrebbe invadire l'Ucraina, perché questo cambierebbe molte cose. Allora vedremo in 3 anni, perché a questo punto è molto noi in Inghilterra abbiamo un ex primo ministro che ha detto che una settimana è un tempo lungo nella politica, e allora 3 anni sono infiniti quasi. Grazie.